Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Apro il video con la centralina FOS, eccola qui, attiva. Non è un tutorial, è la prima volta che lo monto, quindi posso aver commesso degli errori. Prendete questo video solo come spunto, poi magari approfondite altrove. Io ho letto, ho guardato molto, ma alcuni punti ho dovuto inventarmeli perché non ho trovato risposte. Vi dico quello che ho fatto e poi voi decidete se fare come me o cambiare qualcosa. Allora, rieccoci sul canale. Questa è la centralina FOS, è la FOS Farming, è la versione Impulse 50 da 2,6 Joule. È già una buona centralina. Tenete conto che quelle commerciali che trovate intorno ai 100 euro, 90 euro, arrivano a 0, Joule. Questa è 2,6. C'è la versione V70 che ne ha qualcuno in più. E questa è già adatta ad animali di un certo calibro, parliamo anche di cinghiali, eh? Quindi io qui ho il problema con i cinghiali, non per il pollaio, però non si sa mai. E ho sicuramente problemi con la volpe e la faina, che già hanno visitato in passato il mio pollaio più volte, e il lupo ovviamente. Quindi con questa recinzione dovrei essere abbastanza sicuro. Allora, partiamo da qui, vi spiego un po' quello che ho fatto. Filo 220, isolato ovviamente, dentro la cassetta di derivazione. Da qui c'è la sua spina e c'è il collegamento alla centralina. Quando acquistate la centralina dovete anche ricordarvi di acquistare il palo. Ora, quello è il palo suo, 10 euro qualcosa. Questo è il palo che ho messo io, perché nella prima spedizione non mi era arrivato quel palo lì. Io avevo fretta di montarlo e ne ho messo uno, sempre a L, è un angolare, e l'ho inserito nel terreno per circa 50 centimetri e l'ho collegato col suo filo a massa. Da questa centralina escono due contatti, uno rosso che è il più e uno nero che è il meno. Il nero si collega alla terra, che in questo caso è appunto un palo di ferro collegato, infilato nel terreno. Dopo un giorno mi è arrivato il suo palo originale, leggermente più lungo, leggermente più largo, fatto allo stesso modo, è una L anche quello, e l'ho infilato nel terreno ugualmente. Ho utilizzato un cavo diverso che ho acquistato a parte, leggermente più grande, e quindi dalla massa in questo momento ho due fili che escono, tutti e due neri ovviamente. Uno che va al palo loro e uno che va al palo che ho messo io. Avevo fatto la misurazione della potenza in uscita con un solo palo e arrivavo a 4-5 mila volt. Mettendone due sono arrivato a fondo scala del tester, che dopo vi farò vedere, a 8 mila volt. Lui spara 10 mila volt, quindi non riesco a capire a quanti volt sono dopo gli 8 mila, perché sono a fondo scala. Avrei dovuto prendere un tester leggermente più grande, ma va bene, lo stesso insomma. Allora, abbiamo detto, la massa in nero va nel palo infilato nel terreno. Ora vediamo il rosso dove va. Allora, ho spento l'impianto così posso toccarlo. Il filo rosso che esce dalla centralina si collega semplicemente a uno dei fili. Ecco qua, posso toccarli perché vi assicuro che l'ho toccato in fase di montaggio, mentre lo stavo misurando, inavvertitamente l'ho toccato. Io peso 90 kg. Mi ha spostato come un fuscello di 60-70 cm per terra, mi sono ritrovato per terra come un fesso, da una botta che, almeno questa versione qui, è da provare una volta nella vita, eh? Ecco qua. Allora, si collega semplicemente con questo contatto qui, fatto apposta, è semplicissimo. Questi sono gli isolatori per legno, esistono anche per ferro, non li ho trovati, ecco perché mi sono inventato questo palo, messo con del fil di ferro plastificato al palo e fissato negli angolari in un certo modo che dopo vi dirò, altrimenti ruota. Allora, vi dicevo, questi sono gli isolatori, semplicemente si avvitano nel palo e all'interno si fa passare il filo. Questo è un filo originale FOS Farming. È il più economico che c'è, preso una matassa da 250 euro. Dopo vi faccio vedere tutti i costi che ho sostenuto per fare questo impianto. Ne esistono i vari tipi, i vari modelli, anche un pochino più robusti. Io ho preso questo. Ho fatto un giro unico, quindi arrivavo a un certo punto, facevo il giro e continuavo, continuavo, continuavo e ho fatto tre file. Ecco qua. Lungo tutto il perimetro ci sono tre file, io li ho posizionati a circa 10, 20, 30 cm da terra. Se dovessi accorgermi che c'è qualche animale un po' più alto che mi viene a disturbare, semplicemente aggiungo un distanziatore e faccio una fila più alta. Per migliorare il segnale e anche in caso di rottura di uno dei fili, se si dovesse interrompere un filo, perderei il segnale e quindi la protezione su tutti i fili perché sono collegati uno solo. In questo modo, come ho fatto io, ho comprato le loro staffette di congiunzione, sono fatte apposta, dove si uniscono i due fili e ho semplicemente unito i tre fili con un altro filo elettrico.
In questo modo, come vi dicevo, dovesse interrompersi un filo, io comunque ho gli altri due che continuano a lavorare. Questo è molto importante, soprattutto se fate un filo unico come ho fatto io, che fa più giri, questo è molto importante. Altro discorso da tenere sempre a bada, sempre a mente, adesso non ho fatto in tempo a farlo, ma vi prometto di farlo appena finisco il video, bisogna dare una pacciamatura sotto i fili, perché l'erba che cresce e tocca il filo ovviamente fa perdere segnale e potenza a tutto l'impianto. Quindi è importante tenere l'erba molto corta, molto bassa, e fare in modo che nulla tocchi il filo. Allora io ho dei sacchi di segatura, qui farò una pacciamatura di segatura, oggi stesso lo faccio perché l'erba sta crescendo, e con quella dovrei tenere a bada per un po' di tempo l'erba. Sono su un angolare, se non avessi utilizzato il sistema che adesso vi spiego, questo si sarebbe mosso destra e sinistra e avrebbe fatto allentare il filo. Il filo è abbastanza tirato così, grazie anche al fatto che questo è fermato in un certo modo. Cosa ho fatto? Ho fermato con un filo di ferro sempre plastificato da una parte e dall'altra, quindi viene tirata sia di qua che di là, viene fissata in modo abbastanza stabile alla struttura e quindi non si muove, eccolo qui, più di così non va. L'unico punto dove non ho la recinzione elettrica è la porta. Qui avrei potuto fare un altro discorso, avrei potuto mettere un altro palo qua e partire con tre fili semplicemente fino all'apertura della porta. Non l'ho fatto e vediamo un po' come mi trovo. Comunque dovrebbero essere veramente dei geni del male questi animali per riuscire a passare giusto giusto da qui, e comunque ha una rete abbastanza fitta da un centimetro, ben fissata, e sotto ci sono due reti diverse a L, quindi insomma ragazzi, più di così io davvero è difficile prevedere tutto. La centralina, vi ho fatto vedere, arriva fino a 19 km, ovviamente sempre senza erba che tocca il filo, quindi nelle condizioni migliori. Io qui ho pochi metri ovviamente di recinzione, vi faccio vedere adesso col tester come funziona e la potenza che mi dà. Questo è il suo tester, spero che si veda, vedete ci sono degli impulsi, spero che mi avvicino, ecco qua. Voi forse vedete solo i primi tre LED, in realtà si accendono tutti. E i primi sono un pochino più forti di intensità, comunque quello su 8000 è leggermente più debole, ma arriva a fine scala, a fondo scala. Questo è un 8 kV, è un tester specifico, non vanno bene ovviamente i tester che abbiamo in casa, va acquistato, costa circa 10 euro, vale la pena prenderlo. Ora piano piano lo tolgo, ecco qua, come funziona. Il puntale va a massa nel terreno, proprio si infila nel terreno, e questo va appoggiato su un filo. Faccio vedere proprio la procedura. Ecco qua, per tenerlo dritto, vedete, mi raccomando, io qui, come vi dicevo prima, quando l'ho provato l'altra volta ho toccato inavvertitamente il filo, preso una schicchera che ancora me lo ricordo. Due parole soltanto sul principio di funzionamento, è molto semplice, non ve l'ho detto all'inizio. I pali di ferro portano la tensione negativa, la massa, nel terreno, e il più viene collegato coi fili lì. Quindi cosa succede? L'animale, quando tocca col muso il filo del più, ha le zampe per terra dove c'è il meno, fa la conduzione e prende la botta, insomma non è mortale assolutamente, però è un bel colpo. Si ricorda poi l'animale e associa questi fili alla botta e allo spavento che ha avuto, e quindi vi assicuro che non torna più. Bene, termino soltanto con una rapida panoramica dei modelli. Questo è 220, funziona solo a 220 volt. Esistono quelli a batteria, 9 volt, 12 volt e 220, funzionano con i due tipi di alimentazione, quindi batteria o 220. Ci sono quelli che hanno la batteria dentro, tampone e pannellino a energia solare, quindi sono completamente indipendenti. Io ho scelto questo perché ho la corrente a 2 metri, mi arriva subito la corrente, avevo fatto un impianto tempo fa dove ho la raccolta dell'acqua piovana con una pompa elettrica, quindi avevo la corrente lì, l'ho semplicemente portata qui, e ho scelto questo perché ha un buon rapporto qualità-prezzo, costa intorno ai 120 euro. Io l'ho preso sul sito ufficiale, ma ci sono gli stessi modelli, cioè lo stesso sito vende anche su Amazon, vi lascio qui i link, quindi voi potete scegliere se acquistarlo in negozio o acquistarlo su Amazon, i costi sono più o meno uguali. Dipende voi come vi trovate bene come acquisto. Questo ticchettio che sentite, spero che possiate sentirlo, mi avvicino con il microfono. È l'unico rumore che sentirete da questo impianto qui, è molto silenzioso, non dà fastidio ed è assolutamente inavvertibile, insomma, non si sente nulla. È molto silenzioso, fanno più casino alle mie galline che questo impianto qua. Dai, è tutto per questo video. E come vi dicevo, non è un tutorial, è il mio primo impianto che faccio, quindi non so, potrei aver fatto mille errori,
Se voi avete più esperienza di me volete scrivermelo nei commenti, vi ringrazio, seguirò i vostri consigli. È un po' sovradimensionato per il mio pollaio, ma come dicevo io qui ho animali importanti, dal lupo, la faina, la volpe. Bene, spesa totale di questo impianto qua, così come l'avete visto, sui 170 euro. Io l'ho acquistato dalla casa madre, ma vendono gli stessi pezzi anche su Amazon, gli stessi kit, quindi come vi trovate comodo, trovate qui i link in descrizione. Grazie per essere stati con me anche oggi, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, lasciate un like se vi è piaciuto questo video. Ultima nota, me ne sono accorto adesso quando stavo uscendo dal pollaio, è importante mettere dei cartelli di segnalazione che c'è la protezione elettrica, che c'è il filo elettrico. Costa anche questo, costa 2 euro, sto cartellino qui, però è importante avvisare eventuali estranei che qua si possono fare male. Rinnovo i saluti, ci vediamo la prossima settimana.